Dottoressa Gese, siamo davanti alla quarta ondata. Ma siamo davanti a un leggero incremento di positivi. Diciamo che noi negli ultimi giorni, nell'ultima settimana, da 100 a settimana di positivi che c'erano la settimana precedente, nell'ultima settimana siamo a 150 al giorno, più o meno. Cosa importante però è che tutti questi nuovi positivi o questi positivi che stiamo avendo sono positivi che stanno per lo più asintomatici, o anche se sono sintomatici stanno a casa. In ospedale ieri abbiamo ricoverato 2 persone dei 184 e non in terapia intensiva. Questo vuol dire che la copertura vaccinale, la protezione vaccinale sta producendo effetti importanti. E per questo tutti quelli che hanno fatto il vaccino da più di 181 giorni, cioè da più di 6 mesi, si recassero subito a fare la terza dose presso i nostri centri vaccinali. Sono tutti aperti, gli orari sono sul sito dell'ASL. Rinforzare la protezione immunitaria di tutta la popolazione ci permetterà di reggere anche questa nuova ondata che, come tutte le malattie a trasmissione aerea e in periodo invernale, c'era da aspettarselo. Situazione scuola, dottoressa Gese, diciamolo, nessuna scuola salernitana è stata chiusa. Questo è importantissimo, questa notizia. Le scuole in questo momento continuano a funzionare tutte quante. Ci sono dei cluster in alcune classi, si blocca l'attività, l'azione solo in alcune classi, in alcuni contesti. Il monitoraggio che stiamo facendo nelle scuole con i tamponi salivari ci sta dando una buona risposta. Non c'è circolo di virus tra i ragazzi perché i dati sono tutti negativi. Abbiamo avuto su oltre 800 tamponi un solo caso positivo. Però ci dice anche un'altra cosa molto importante, che nel momento in cui siamo casi stretti di persone positive, cioè se la mamma è positiva, il fratellino è positivo, bisogna starsene a casa, non bisogna andare a scuola, non bisogna fidarsi del tampone fatto all'ultimo momento, negativo, andiamo a scuola, diventa un focolaio, si innesca un focolaio che può diventare molto pericoloso. Per vaccinarsi, non pensiamo al dosaggio immunitario per scegliere di andarsi a vaccinare. Dopo 6-8 mesi la copertura immunitaria di questi vaccini si riduce, si abbassa, è necessario fare il terzo rinforzo definitivo. Rechiamoci senza bisogno di fare nessun monitoraggio immunitario. Rechiamoci, sono passati 181 giorni, andiamo a farci vaccinare. Poi, se l'anno prossimo avremo bisogno di altro vaccino, sarà un altro, non sarà più questo.